Belli per il 2017 è l'occasione per incontrare e intervistare il presidente dell'associazione del vending polacca, Aleksandr Wasik, l'ho detta bene? Yes, it's fine. Aleksandr Wasik. E allora, Aleksandr parla rigorosamente polacco e un buon inglese. Come al solito, quando siamo all'estero e o quando intervistiamo degli ospiti di lingua straniera, io farò a lui le domande in italiano e lui risponderà in inglese. Voi avrete modo naturalmente di poter leggere le sue risposte attraverso i sottotitoli. Aleksandr, benvenuto dinanzi alle telecamere e ai microfoni di vendingtv.it. Yes, welcome Fabio. Good morning, all of vendingtv.it. It's pleasure to see you, Fabio, here in Vending Paris, and we see quite often on many vending exhibition. Today we are here in Paris, and as we see the very nice exhibition that we can join and have some exchange some experience with the French market. E parliamo dunque del mercato polacco. Quanti operatori esistono in Polonia? In Poland, as association, we assume we have around 300-400 vending operators. Mostly they are small family companies, but we also have big players with a few thousands of vending machines. But in general, it's very as vending in Europe, it's belongs to small companies, small family companies. Potresti descriverci gli ultimi 10 anni del vending in Polonia? Come si è evoluto il vending in Polonia negli ultimi 10 anni? Vending in Poland, we have a brilliant future for us, we think, and we see from the operators that the market is growing. We still are considering vending, we are still a small market, but as we see in vending reports and all of the statistics, we grow a few percent every year, so it's quite small, but we grow every year. So as I have the feedback from the operators, they see the future in the bright colors. Ecco, e cosa prevedi per il futuro del vending in Polonia? Anche tu fai il gestore, per cui hai una visione abbastanza allargata del settore. Il mondo della distribuzione automatica è in forte crescita, in forte evoluzione. La tecnologia inizia a prendere piede anche nel mondo del vending e quindi ci sarà certamente nei prossimi anni uno sviluppo. Qual è la tua opinione rispetto al futuro del vending? As I mentioned, we assume that the Polish market will grow every year. For sure, now the vending operators, which they are on the market many years, they have money to invest in the new vending machines, in the new technologies. They discover a new places to put the vending machines, to install the vending machines, new customers, and they grow with the quality of the product, they grow with the quality of service. So as we compare with the other countries, we still have a lot of machines per person that we need to put on the market.
So for next years, we see the, we see our market on a good way, and I think also others. Operator sees that we have some new players on the market from Italy, and we see the, how companies and suppliers they are interested in Polish market because they see that we are a growing market. Ne abbiamo dato notizie anche noi attraverso vendingnews.it, il quotidiano della distribuzione automatica. Una grossa società italiana ha acquisito uno tra i più grossi player polacchi proprio pochi mesi fa. Bene, allora, thank you so much Alexander, questa ce la possiamo permettere, via, anche perché anche voi certamente l'avrete capita. Io ti invito a salutare gli amici di vendingtv.it che hanno avuto la pazienza di ascoltarci negli ultimi 5 minuti. It was a pleasure to have a chat with you Fabio and see you next time somewhere. See you next time. Amici, io continuo nel frattempo con il nostro percorso all'interno dei corridoi di Vending Paris 2017. Non andate via perché abbiamo tantissimo altro da mostrarvi. Say bye. Thank you, bye bye.